tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A Lucrezia un camion finisce contro le colonnine del gas e della luce, lasciando mezzo paese senza servizi. Ecco il video shock dell'automobilista che viaggia contromano in A14. L'11 agosto torna la passeggiata degustativa in giro per Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fano TV dalla redazione di Occhio alla Notizia. Benvenuti al nostro telegiornale. A Lucrezia, mezzo paese rimasto senza né luce né gas per gran parte della mattinata per colpa di un camion che è uscito fuori strada. Sono le 3 del mattino, via dell'Artigianato, zona industriale di Lucrezia. L'autista della ditta Metalfly sale a bordo del suo camion da 70 quintali, carico di componenti per cucine da consegnare ad un mobilificio del Nord Italia. Sembra una partenza come tutte le altre, ma dopo pochissimi metri avviene l'inspiegabile. Per cause ancora in via di accertamento, all'altezza di un'altra ditta vicina, Lebanista, che fa componenti per la nautica, il camion centra in pieno le colonnine di gas metano e quelle dell'Enel, tranciandole di netto e lasciando al buio tutte le aziende della zona. Fuoriuscita di gas ad elevata pressione, cavi elettrici che emettono pericolose scintille e perdita di nafta dal camion. Una situazione decisamente pericolosa. Scattano anche gli allarmi delle aziende ed è questo che fa scattare i soccorsi. I titolari, buttati giù dal letto in piena notte dalla vigilanza, al loro arrivo si accorgono subito dell'accaduto. Sono le 3.15 e arriva la squadra dei vigili del fuoco di Fano. Sono arrivato qua, c'era un camion contro tutti i miei contatori, più che parte del metano, perché c'era una grande puzza di metano, c'era una grande pressione, sono stati i vigili del fuoco. Dopo abbiamo visto che il danno è stato un bel danno, una cosa un po' pesante. Ma come può essere successo una cosa del genere? Come ho fatto? Neanche lui. Infatti era preoccupato, era un po' avvilito, sinceramente era avvilito. Dopo che i pompieri hanno messo in sicurezza la zona alle 5 del mattino, arrivano anche le squadre di Marche Multiservizi ed Enel che iniziano un lungo lavoro. I danni sono ingenti ed i macchinari delle aziende fermi per mancanza di corrente. Solo i muletti lavorano per quel che possono. Un camion so che è partito da qui da 100 metri, quindi ha preso, ha inforcato, le ha portate via tutte, gas e tutte le reti elettriche, in tutti i capannoni. Siete stati svegliati? Io sono stato svegliato dalla vigilanza che mi ha chiamato che era partita la rete elettrica, però non pensavo a una cosa del genere. Fino ad ora abbiamo solo un'immagine, un fotogramma, l'immagine di due fari, quelli di un'automobile, che percorrono contromano l'A14 tra Cattolica e Pesaro. Oggi, invece, questa sera, vi mostriamo il video shock di quell'uomo che in autostrada ha percorso decine di chilometri appunto contromano, sfidando la morte. Ci colleghiamo con Lino Balestra che si trova al casello dell'autostrada e lì ha raccolto, nella sezione della Polizia Autostradale di Fano, ha raccolto le informazioni utili per raccontare tutto quello che è successo. Una storia che ha un po' anche dell'incredibile. Così Lino? Sì, Marco, buonasera. La storia è veramente dell'incredibile perché questo 76enne di Riccione ha praticamente sfiorato la morte per ben due volte. Siamo qui, adesso ve lo spiegherò, perché dal di qui è partita la pattuglia di polizia autostradale allertata dagli allarmi che continuavano ad arrivare ieri sera poco dopo le 22 per un'auto contromano nella A14 nel tratto appunto da Cattolica a Pesaro. Ma ricostruiamo un po' la vicenda che ha veramente, come hai detto tu, dell'incredibile, perché questo anziano autista da Pesaro, probabilmente volendo rientrare a Riccione, ha imboccato il casello dell'autostrada, solo che anziché dirigersi verso nord, ha girato a sinistra e ha preso la direzione sud, ma contromano. È arrivato fino al distributore Foglia Est, dove ha fatto rifornimento di benzina,
contromano naturalmente, e dopodiché è ripartito, però questa volta il verso dell'autostrada l'ha preso giusto, dirigendosi verso a Cattolica. Arrivato a Cattolica ha fatto una uscita dall'autostrada e un rientro subito dopo, non si sa perché, probabilmente era disorientato, ma anche in questa volta, come ha fatto a Pesaro, ha preso la direzione sbagliata e ha percorso tutto il tratto, quasi tutto il tratto, da Cattolica a Pesaro, contromano, nella corsia di sorpasso, veramente sfiorando la tragedia, veramente sfiorando la morte per la seconda volta. Ed è andato tutto bene perché anche con grande sprezzo del pericolo, insomma, è dettata anche dalla necessità, la pattuglia che era partita qui appunto dalla stazione che abbiamo alle nostre spalle a Fano lo ha incrociato, loro andavano verso nord, lui veniva contromano verso sud, lo hanno incrociato, sirene, lampeggianti accesi, niente da fare, il 76enne ha continuato sulla sua punto la corsa in autostrada anche a velocità elevata perché lui si era reso conto che era contromano e voleva arrivare velocemente, il più velocemente possibile al casello di Pesaro per riprendere il verso giusto dell'autostrada, ma i poliziotti non hanno potuto far altro che anche loro invertire il senso di marcia e contromano, pensate, hanno inseguito l'appunto. Sono riusciti in pochi minuti, chiaramente sfidando anche le auto che venivano contro di loro, a fermare l'appunto dell'anziano 76enne quasi all'altezza di Gradara. Dopodiché l'hanno scortato fino nuovamente qui al casello di Fano, hanno preso le generalità, hanno sottoposto l'auto a un fermo amministrativo di 3 mesi e hanno naturalmente chiamato i parenti dell'anziano signore perché se lo venissero a riprendere. La multa, si è parlato di questa multa salatissima, ebbene adesso la multa sarà commissionata dal prefetto di Pesaro e il range è elevato sinceramente perché si parla da un minimo di 2.600 euro fino a un massimo di 10.260 euro, quindi veramente un range molto elevato, ancora non si sa quello che verrà deciso in prefettura e comunque questa sarà una decisione che verrà presa poi. Adesso naturalmente l'anziano è senza patente e qui da dove era iniziata, insomma, l'avventura dei poliziotti è finita. Tutto bene, perché voleva che sicuramente così andasse, però è stata sfiorata veramente una tragedia. Non solo morte sfiorata per l'anziano autista, ma soprattutto pensando, e le immagini ve lo hanno mostrato chiaramente, che cosa poteva succedere se impattava un'altra autovettura a quell'ora della notte. Qui dal casello autostradale di Fano è tutto, restituisco la linea allo studio. Racconto per la tua corrispondenza, adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale. Aset Spa informa gli utenti che per la concomitanza e l'iniziativa della festa dei quattro cantoni, il servizio serale di raccolta differenziata porta a porta delle utenze domestiche e anche quelle non domestiche nel centro storico di Fano di giovedì 4 e venerdì 5 agosto verrà posticipato dalla consueta fascia oraria delle 19.30 a 20.45 a quella nuova, quindi alla fascia delle ore 24 e mezzanotte e mezzo, quindi non alle 19.30 ma verrà ritirata la spazzatura dalle 24, quindi da mezzanotte a mezzanotte e mezzo. E quante volte vi sarà capitato di fare la pasta a mano o di aiutare la nonna a fare la pasta a mano? Diciamo la nonna perché le mamme di oggi magari ne fanno sicuramente molta di meno. Però, insomma, il servizio che stiamo adesso per farvi vedere racconta di un'iniziativa commerciale che riguarda proprio la pasta fatta a mano. Il proverbio dice impara l'arte e mettila da parte. E aggiungiamo noi che non si sa mai. Sì, perché fare la pasta a mano per qualcuno da pura passione è diventato un vero mestiere. Da noi si sa, le sfogline, le donne che tirano la sfoglia a mano, sono di casa, anche se per lo più di età avanzata, vedi tagliatelle della nonna. Ma la pasta fresca è nel DNA degli italiani. All'uovo o solo con acqua e farina, ogni regione ha la sua.
Adesso, dopo un periodo di scarso successo presso le nuove generazioni, complice vuoi la atavica mancanza di tempo delle moderne mamme, mogli, lavoratrici, ora sembra che questa pratica, oltre che ad essere un toccasana per l'economia familiare, sia anche molto di moda. E così fioriscono workshop e corsi per imparare ad usare il mattarello. Ma a Fano ora potete vedere anche dal vivo la sua realizzazione, grazie ad un nuovo pastificio, la pasta della Peppa. La pasta della Peppa è il primo laboratorio artigianale nella città di Fano, dove viene fatta la pasta a vista grazie a questa grande vetrata, come un piccolo grande fratello, dove la gente, i passanti che passano, possono vedere direttamente l'ornella, che è la nostra signora che fa la pasta, a fare la pasta direttamente, possono ordinarla. E è il primo laboratorio della città che non utilizza macchine sfogliatrici, quindi semplicemente come si faceva una volta tramite questa tradizione che poi mi è stata tramandata da mia nonna prima e mia madre poi, in questo piccolo grande gesto che è comunque un gesto pieno di sacrifici, perché comunque non è facile fare la pasta fatta in casa. E volevo ringraziare in questo progetto mio padre e mia madre, che senza di loro sicuramente tutto ciò non sarebbe stato possibile. C'è un appuntamento che di anno in anno cresce e richiama l'attenzione di centinaia e centinaia di turisti e non solo. Si chiama In Gir per Fano. Sapersi rinnovare pur mantenendo intatto lo spirito ed i punti di forza che ne hanno fatto un successo è il segreto per mantenere viva e vitale una manifestazione nel tempo, edizione dopo edizione. In Gir per Fan ne è un esempio eclatante. Anno dopo anno questa formula che mette in comunicazione il patrimonio culturale della città con le eccellenze enogastronomiche del territorio ha mostrato tutto il suo potenziale, potendo anche contare su un motore di grande propulsione che sono gli oltre 200 volontari che mettono a disposizione il loro tempo per la buona riuscita della manifestazione. Un'iniziativa che ha veramente la genialità di aver messo insieme tanti ingredienti, dalla musica, dallo spettacolo, la cultura, l'enogastronomia, le cantine, la pittura, insomma tante cose che diventa un'offerta per tutte le età. Come le edizioni precedenti c'è stata una grande partecipazione, è un modo per divertirsi, per vivere anche la città. Ma quello che è straordinario è che tutto questo, che è fatto ad alti livelli, con grande professionalità, si riesce a fare con il coinvolgimento delle tante associazioni che sono attive nella città. Per l'edizione 2016 un ricco programma a disposizione di chi vorrà partecipare a questa passeggiata degustativa tra le vie del centro di Fano. Un'edizione quest'anno direi straordinaria, giovedì 11, sempre tra gli aspetti, quindi enogastronomia, e quest'anno abbiamo 6 cantine, un birrificio come degustazioni e abbiamo come sempre tartufo, polenta di sacrostanzo, lasagna alla marchigiana, il pesce, quindi della grande enogastronomia. La città completamente aperta con 3 situazioni di scavi archeologici che saranno aperte quest'anno, e poi abbiamo 19 tra punti musicali, artistici nella nostra città che renderanno la città veramente viva, bella, quindi vi invitiamo a partecipare tutti insieme. I biglietti sono già disponibili nei nostri punti di prevendita, 3 ponti, piazza 20 settembre al Buburger o il punto Yacht di Sassonia o Torrette, quindi potete già acquistarli da adesso, ma anche quella sera in piazza 20 settembre fino a esaurimento del numero di 2000 posti disponibili. E adesso con le immagini andiamo in Via della Fornace, siamo a Fano, dove questa mattina un daino è stato avvistato da alcuni passanti all'interno di quest'area verde mentre tentava di scavalcare la rete di recinzione saltando all'impazzata. L'animale si è poi rifugiato sotto un albero di mele, mentre nel frattempo sono stati allertati i vigili e il CRAS,
il centro recupero animali selvatici della provincia di Pesaro e Urbino. E noi abbiamo raccolto anche il racconto di un anziano che in qualche modo ha fatto questo simpatico incontro con l'animale. No, sì, io l'ho visto. Era simpatico. Era alto sempre così. Era impaurito? No, no. Saltellava. Dopo, quando è andato là vicino alla strada, allora si è impaurito delle macchine e è ritornato qui dentro. E poi è uscito di lì? E c'è la rete. Ma quella zona là doveva finire, quella parte là? Nella strada della Trave. E adesso ci salutiamo mostrandovi il primo spot della campagna antitruffe 2016 della Polizia dello Stato. Sono stati ideati questi spot da Gianni Politi, conduttore della RAI, che ha anche prestato la propria voce. La sentiremo tra un istante. D'estate c'è chi non va mai in vacanza, anzi è in piena attività. Sono i truffatori. Si presentano a casa vostra come appartenenti alle forze dell'ordine o per controlli su acqua, luce, gas o per consegnare pacchi truffa. Non siete soli. Chiamateci sempre. E con questo finiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Arrivederci a domani.